mo? Vale! Io me ne vado. Ora me ne vado, giuro. Vale! E mo? Vale! E vai! Ma quindi ti è piaciuta la brioche? Eh sì, molto buona. Però che cucino? Che cosa hai fatto? Dai! Buongiorno a tutti, come state? Ho appena preso la colazione anche per mia sorella e ora gliela porterò a casa. Sicuramente starà ancora dormendo. Comunque ho preso due cappucci, due brioche, a lei è la marmellata del solito saccottino e un succo di frutta che ho messo qua in questo taschino super antiestetico per un motivo, perché non so più dove mettere le cose. Va bene, vado perché i cappuccini si stanno già sciupando. Beh, dai, sarà contenta di questa sorpresa. Le cavi le messe. Arrivo, raga, eh. Oh no. Ci sono. Questa mascherina l'ho appena messa nuova. Non so se capita anche voi, appena mettete una mascherina nuova. Oh, mi fa mancare proprio l'aria. Vado. Chissà se sarà felice, perché lei quando la svegli che è un po' così, non è mai tanto felice. Stavo pensando più che altro che forse i cappuccini potevo anche evitarmeli, perché sto facendo un casino con questi cappuccini, sono tutti storti. La schiuma ormai se n'è già andata, quindi arriverà del latte caldo mischiato col caffè. Io non so se anche voi avete questo rapporto con i vostri parenti, la vostra famiglia, i vostri fratelli. Perché io e mia sorella è come se fossimo due amici. Cioè, oltre al fatto che siamo parenti, siamo fratelli e sorella, però ci troviamo proprio bene. Ok, ce l'ho fatta, sono arrivato. Intanto vi starete chiedendo dov'è finita Marta. Marta è andata a fare dei lavori e quindi in questo momento non era a casa, è uscita prestissimo. Insieme a lei mi sono svegliato anch'io e i cani, e quindi ho detto ma sì, dai, vado a portare la colazione a mia sorella. Non mi preoccupo più di tanto che mattina inoltrata, perché tanto mia sorella dorme fino a tardi. Citofono. Non so se mi risponde, più che altro quello. Emma? Vale? Non mi risponderà mai. E ora che faccio qua? Nah. Emma? Dove le appoggio tutte queste cose? Dai, Vale. Cosa faccio io? Vale! Non mi risponde il citofono. Emma? Che sbatti, non risponde nemmeno al cellulare. Che palle. Emma? Vale! Io me ne vado. Ora me ne vado, giuro. Vale! Emma? Vale! E vai! Che bella sorpresa. Cioè, la stanza della camera da letto chiusa, quindi sta ancora dormendo sicuro. Emma? Dai. Ce l'ho fatta, la prima missione è stata dura. Superare la porta d'accesso. Ciao Ale, buongiorno. No. Ciao. Ciao. E cosa fai? Buongiorno, là? Ho portato la colazione. No, amore, non ci credo, voglio abbracciarti, ma non tu la tieni da dietro. Io la tengo da così. Come faccio ad abbracciarti? Aspetta, devo. Ah! No. Mi ha fatto malissimo. Non ero pronto. Io vado a dormire. Perché ciao. Me l'hai lasciata? Tre ore qua sotto a citofonare, Vale. Ciao. Tre ore. Ma io amore stavo dormendo. Ciao, buonanotte. No, dai, Vale, vieni qua. Chloe, buongiorno. Ho portato anche il succo, lo so dove mettere. Amore. Giù. Aia! Come vuoi, perché lo sto facendo? Chloe, giù! Vado a prendere la colazione, riusciamo amore, a farla qua. Che carino, sì. Cappuccino, tieni. Ecco qua, amore. Ho portato anche... Chloe! Aia! Chloe! Ma te tutte le mattine così, davvero? Che carino, amore, grazie. Non ci credo che mi hai portato. Prego. La colazione. E infatti stai ancora sognando. Ma guarda già... No! No, me l'ha leccata. Chloe! Ma che cazzo? Chloe, io no! Io mangio lo stesso. Ho picchiato la testa! Chloe, perché lei vuole il cibo, per quello fa così. Ti sembra? Amore, che carino. Queste che le appoggio qua, guarda. Aspetta, devo mettere di qua. Dai, facciamo che è in anticipo il mio compleanno. Io aspetto, prima devo bere un po' di questo. Dai, amo, non dire niente, ti non prego. Non l'avevo ancora visto. Voglio farvi vedere che cosa c'è sul soffitto, guardate. C'è ancora tutta sta roba. Ma perché ancora non l'hai Ma tenuta? Io non riesco a levarlo! Ma guarda qua! Ma mi hai dato un morso al naso? Dai, ho cambiato regola. Adesso io mangio questo.
Ma amore, ma lo sai che è un casino? Io qua adesso sbriciolo tutto. Secondo te guarda, questo non fa piacere. La prossima macchina, lo stavo dicendo, che noi abbiamo un bel rapporto comunque, anche in famiglia, con i parenti. Bello, invece bello. Sento tanti che litigano con i fratelli, con... No, io e Luca non litighiamo mai. No. Assaggio. Questi sai che ce li dava mamma? Quando eravamo piccolini, si riempiva di succo. È vero. Adesso, tu... mi accompagna a prendere delle cose. Ma davvero? Dai, no, Luca non mi accompagna. Ah, ti piace il succo, ma guardati. Ero qua sotto ad urlare come un pazzo, non posso girare. Ma cioè... amore, ma scusami, ma io dormo. Ma quindi ti è piaciuta la brioche? Sì, molto buona. Anche però il cappuccino? Sì, è freddo. Ok. Non ti sei accorto di niente? Che cosa hai fatto? Dai, no. Cosa mi... Niente. Aspetta. Aspetta. Fammi darmi il cappuccino. Cretino, cosa hai fatto? Io ho messo il lassativo! Dai, non è vero! Non no, è vero. Sta scherzando, infatti. Io vado, visto che no, ho perso no, no, più di un'ora qua giù ad aspettare la Valentina che si alzasse. Chloe con Luca è stato sempre. Mi ha leccato tutto il ciuffo. Basta, Chloe! C'è la cipolla dentro il caffè. Hai sentito la cipolla? Era dentro la brioche! Dai! No, amo! Chloe, attacca! Attacca lo zio, vai! Attacca! Ma che attacco è? Scusami! Dai, cioè... Ci sai che c'è? Aia! Che cazzo! Cosa ti ha fatto? Ah, ti ha morsicato l'orecchio! Sì. Non andare. Ma tu vai via proprio adesso? Sì. Devo andare a fare cose. Ti ho portato la colazione. Ho aspettato un'ora giù, ho urlato come un pazzo. Un pazzo. Vai, amore, vieni basta. Qui, fratello. Ciao a tutti, grande. Ciao. Beh, alla fine la sto portando. Indovinate un po', io sono sceso e lei deve ancora chiudere la porta. Dai. No. 3 ore. Secondo me arrivi prima a piedi, ma comunque, perché io parcheggiato un po' lontano, qua non c'è mai posto. Devo amare, devo andare. Ciao Vale. Grazie amore mio per la colazione. La prossima volta tocca a te. Ciao amore, ma è lontano, dai, tu portami sushi. Ciao amore. Ciao Vale. Tutto. Ciao raga. Ciao ciao. Grazie mo, bacio. Ciao. Bene, colazione a mia sorella portata, ne è rimasta molto contenta. Io sono cose che faccio spesso, con o senza la telecamera. Sto giro l'ho voluta portare perché ha detto ma sì dai, vlog. Però sono cose che mi piace fare spesso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.